strade principali della città. Poi si replicherà sabato 14 per arrivare poi al gran finale di Carnevale il 17, martedì 17, in cui ci saranno anche sorprese. Con Carnevale che viene, il fantoccio di Carnevale che viene bruciato in piazza, insomma, diciamo che è un evento sentito, molto partecipato, le associazioni che prenderanno parte e che daranno luogo a questa bella festa sono in parte locali, ma in parte anche associazioni ospiti di diversi posti della provincia di Salerno. Insomma, tutto è pronto, domenica si parte e credo che ci sarà un'aggregazione notevolissima, una partecipazione importante per la gioia non soltanto dei bimbi ma per le persone di tutta l'età. È una festa questa del Carnevale che può coinvolgere appunto tutti quanti e può sicuramente animare Baronissi, una città che sta crescendo sempre di più. Ma la nostra scommessa è quella di attrarre persone, di attrarre interessi, di attrarre visite, di attrarre condizioni che possano far crescere questa città. Siamo sulla via giusta, ovviamente occorre il concorso di tutti, ma credo insomma che la comunità stia ricevendo questo nostro messaggio che stiamo portando avanti ogni giorno e diciamo anche la festa di Carnevale, questa 3 giorni, sarà importante.